È di nuovo strage di migranti. 30 persone sono state inghiottite dal mare sotto gli occhi degli equipaggi di 4 imbarcazioni che fino all'ultimo hanno tentato disperatamente di sottrarli all'abisso. Una motonave e 3 mercantili per ore hanno protetto il barchino da onde alte 6 metri. Era la notte tra sabato e domenica, la visibilità era scarsa e l'avvicinamento è stato a lungo impossibile. L'allarme era stato inviato più di 24 ore prima ad Italia, Malta e Libia, ma solo il nostro paese ha inviato aiuti, dice la Guardia Costiera, sottolineando che le operazioni si sono svolte fuori dalla zona SAR di competenza italiana. Alla fine sono solo 17 i sopravvissuti, 2 sono stati trasportati a Malta d'urgenza per le precarie condizioni di salute, gli altri stanno facendo rotta in sicurezza verso le coste italiane. Quelle della Calabria di fronte a Cutro intanto hanno restituito altri 3 corpi, 2 dei quali ancora di bambini. Il bilancio delle vittime è salito quindi a 79. La ricerca dei dispersi ancora continua.